Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casilina d'Aviatore. Alloggia da chi fa conoscere il territorio. Bed and Breakfast Telegianna. Certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare. Il tuo punto di partenza per il Montefeltro. Stai cercando l'arredamento ideale per la tua casa? CK Arredamenti mette a disposizione 20 anni di esperienza per realizzare i tuoi desideri. CK Arredamenti propone direttamente a casa tua la soluzione più adatta con personale specializzato che su catalogo oppure online ti consiglia la migliore qualità a prezzi di fabbrica. CK Arredamenti, dove spendi poco e compri il meglio. Il negozio comodamente a casa tua. Contattaci al 338 32 30 882 per un preventivo gratuito e ti sorprenderemo. Oppure visita il sito www.ckarredamenti.com. CK Arredamenti, a Casinina di Auditore, Pesaro Urbino. Consegniamo in tutta Italia. Seguici anche su Facebook. Secondo torneo Valle del Foglio, organizzato dalla Vocciofolo Valle del Foglio di Casinina, un torneo regionale, un grande successo anche per la seconda edizione. Il patrocinio anche del Comune di Auditore e Martina Palazzi, la
assieme agli altri due consiglieri del comune del Toro, Riano Guerra e Giancarlo Cancellieri, insomma grande soddisfazione anche per il comune. Beh certo, sono tutte sono iniziative che vanno sicuramente sostenute, promosse, soprattutto perché è uno sport poco conosciuto innanzitutto. Poi abbiamo una struttura qui che va valorizzata e quindi un grande applauso va sicuramente all'Associazione Bocciofila di Casinina che ha organizzato questo evento permettendo insomma a tanta gente di venire in questa struttura, di partecipare, di giocare e di vincere poi un premio bellissimo che tra l'altro è stato realizzato da artigiani del posto, quindi comunque anche un valore simbolico diciamo. Sì, che praticamente valorizza anche la Torre Cotogna che è stato un aspetto dove il giocatore lascia la voce proprio all'ombra della Torre Cotogna, sta a significare proprio il luogo e proprio qui vicino al nostro paese, alla nostra società. Il gioco delle bocce a Casinina è ben radicato, diciamo da anni, nonostante la crisi si è dato vita a questo torneo, un buon asso nella manica anche per promuovere tutto il territorio. Beh certo, perché come dicevo prima sono venuti tanti spettatori, ci sono partecipanti appunto da tutta la regione e quindi, e non solo, perché qui c'era una squadra di regione, per cui c'è un bel afflusso di gente, una bella promozione appunto del territorio, della struttura e dello sport in generale. Ora.
Thank you.
giusto? Mariani Floriano, sì. Presidente delle Bocciofile della provincia di Pesaro Urbino, qua a premiare per il secondo torneo della Valle del Foglio, un torneo regionale organizzato dalla Bocciofila di Casinina. Un bel torneo. Bellissimo torneo, è una gara serale, ben riuscita, 100 formazioni e innanzitutto devo ringraziare la città di Casinina che purtroppo, diciamo, la location, adesso la di moda in inglese. La location la penalizza un po', però la partecipazione è stata abbastanza cospicua, insomma, un centinaio di formazioni, va bene. E oggi quando sono arrivato ho visto anche il bianco sui monti, quindi siamo vicini all'inverno. Che posso dire? Solo ringraziare questa società che anche quest'anno ha fatto il secondo trofeo del Foglia, se non vado errato, sì. E ringraziare tutti gli sponsor che spero che continuino ad aiutare questo nostro presidente Filippo. Ecco, nonostante la crisi, un gran torneo si continua a fare qua a Casinina, anzi, iniziato in periodo di crisi. Le bocce anche possono aiutare a riprendere un po' lo sport in generale, anche l'economia. Cioè, lo sport delle bocce è uno degli sport più poveri perché in fin dei conti vive di se stesso, come il calcio o la pallacanestro che hanno una visione grandissima. La vedono in tutto il mondo, le bocce purtroppo ancora non siamo tanti, perché non è vero che siamo pochi, siamo più di 1000 solo a Pesaro, però parlo di cartellinati, poi ci sono i soci semplici. È uno sport che povero, però che dà soddisfazione, ma soprattutto è uno sport che non ha bisogno del terzo tempo come gli altri sport. E come poi hai anche notato tu, finita la gara si danno la mano e vanno a prendere il caffè assieme. E questo è di insegnamento sicuramente. E soprattutto, come lei mi ha detto poco fa, non è uno sport per anziani come si pensa. No, perché adesso questa è una gara serale che si gioca durante la settimana, fai tre partite, ma queste domenicali inizia la mattina alle 9 a giocare, la sera alle 9 ancora stai sui campi, quindi ci vuole anche un bel allenamento anche lì. Stai cercando l'arredamento ideale per la tua casa? CK Arredamenti mette a disposizione 20 anni di esperienza per realizzare i tuoi desideri. CK Arredamenti propone direttamente a casa tua la soluzione più adatta con personale specializzato che su catalogo oppure online ti consiglia la migliore qualità a prezzi di fabbrica. CK Arredamenti, dove spendi poco e compri il meglio. Il negozio comodamente a casa tua. Contattaci al 338 32 30 882 per un preventivo gratuito e ti sorprenderemo. Oppure visita il sito www.ckarredamenti.com. CK Arredamenti, a Casinina di Auditore, Pesaro Urbino. Consegniamo in tutta Italia. Seguici anche su Facebook. Alloggia da chi fa conoscere il territorio. Bed and Breakfast Telegianna. Dolcemente, certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare. Il tuo punto di partenza per il Montefeltro. Hai mai pensato alla rasatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici.
bottega del barbiere e stylist Alberto a Casilina da Viatore. Iniziamo con gli arbitri, Mazzanti Alberto, Allegrezza Giorgio e Matteo Niedo. All'applauso. Premia il vicepresidente Montanari Roberto, vicepresidente della società. Vai, vai, vai.
vai come vuole tu, va bene che così. Prendi, guardate me. Grazie.
Perché 15 anni, Andrea e Fabio, insomma nella bocciofila di Fossombrone. Soddisfazione ragazzi? Sì, molta. Voi la bozza, la passione per le bozze come nasce? A me quando avevo 6 anni l'estate il presidente ha detto dai adesso da settembre quando inizia la scuola vieni a provare a giocare, dopo mi è piaciuto subito e dopo da lì è presa la passione. Invece a me un pomeriggio mi ha chiamato lui, Andrea, mi ha detto, dato che ci eravamo conosciuti alle elementari, mi ha detto se volevo venire un pomeriggio a giocare con lui. E dopo è cominciata da lì. Ecco, voi studiate, lo trovate il tempo per giocare? Sì, perché comunque anche la sera qualche volta. È un bello svago, insomma. Sì. Sì. Dopo lo studio è un bello svago. Che emozione è vedere quella boccia che colpisce il buccino? Ma io sono puttista, chi dirò lui? No, è bella, poi se quando ci sei abituato forse un po' di meno, però è sempre emozionante. Ecco, qua è emersa la mignoranza nel campo delle bocce. Cosa fa un puttista allora? Cerca di mettere la boccia vicino al pallino, più possibile. Filippo Pastinelli, presidente della bocciofila di Casinina, secondo torneo Valle del Foglia. Filippo, un grande successo anche quest'anno nella sua seconda edizione. Abbiamo visto i primi classificati della bocciofila di Fossombrone per 2 anni consecutivi, vincitori, giovanissimi. Sì, sì, sono bravissimi. E poi il problema è che avranno ancora parecchie occasioni per, speriamo, facendo questa gara anche il prossimo anno, per ripetersi, perciò non ci sarà il, come hanno detto loro, non ci sarà il 2 senza il 3. Sì, sono bravi loro, sono stati bravi anche le altre squadre di A e B, hanno fatto una bellissima finale, combattuto fino alla fine, è andata bene rispetto agli altri anni, c'è stato un po' meno di partecipazione dai giocatori. Si sta facendo sentire un po' di crisi anche per nel bocce. Circa 100 le coppie, quindi sì, ottimi numeri. Sì, 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 le coppie sono state 100, però l'anno scorso per esempio sono 130 e questo diciamo ha mancato un po' nei numeri dei giocatori, però diciamo le finali sono state belle, avvincenti. E comunque il bocciodromo era gremito di spettatori, quindi questo qui è un bel risultato. Sì, è vero, abbiamo portato un sacco di gente, ma non solo oggi, anche durante la settimana c'è sempre stato il pienone, anche se giocavano la sera e anche nei giorni lavorativi, c'è sempre stata parecchia gente che è venuta a vedere le varie partite, perché insomma abbiamo deciso di metterla in questo caso in casa e insomma là ancora qualche tira. Poi nonostante sia un campionato regionale, anche persone da fuori regione, giocatori da fuori regione sono arrivati. Sì, diciamo che le società erano di fuori regione, i giocatori magari sono quelli più bravi che trovano sbocco magari in qualche altra società anche fuori regione, e abbiamo qui quelli della provincia di Rimini che sono, noi siamo diciamo al confine, perciò è più facile per una squadra di Rimini che magari una di Fano a partecipare alla nostra gara. Ci sono stati anche qualcuno di Macerata o di Ancona che ha voluto fare la trasferta per conoscere Casinina.
Ecco, se qualcuno invece volesse conoscere, approcciarsi al gioco delle bocce, come può iscriversi o comunque se partecipare con la bocciofila di Casinina? Si può, ma intanto qui la bocciofila è contentissima di che chiunque vuole partecipare è libero di farlo. Al sabato ci sono sempre tante persone che possono dare una mano, o alla sera, perché durante il giorno, diciamo, tutti i vari giocatori o i dirigenti lavorano. E perciò alla sera dalle 8:30 in avanti ci sono sempre qualcuno che può insegnare o far compagnia per le varie partite. Quindi se qualcuno volesse partecipare, provare comunque se avere informazioni, può venire al bocciodromo di Casinina o il sabato pomeriggio o il giorno della settimana, la sì, sera. Esatto, ci sono ancora, c'è qualche ragazzo che ogni tanto viene giù e partecipa, anche ragazzi di 15-16 anni che magari invece di fare la partita ai videogiochi viene qui e fa due tiri alle bocce, ancora diciamo i primi lanci, però se a qualcuno piace noi siamo contentissimi di che qualcuno possa venire giù e incominciare a giocare. Insomma, invitiamo tutti quanti, le bocce è un gioco per tutti. Esatto, da 0 a 100 anni.